oggi non insieme tra di noi. No, 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 no. Oggi donne insieme tra di noi. Lei? Oggi donne insieme. Sì, è lei, è lei. Oggi donne insieme tra di noi. Oggi donne insieme. Ma erano due i paletti, li abbiamo risparmiati sui paletti. Tra di noi. È rimasto uno. E finalmente dagli studi di Super Rosa Channel, benvenute donne all'appuntamento in rosa rinnovato in versione serale. Sì. Oggi donna insieme tra di noi. Sì, tra di noi. Sì, l'ha già detto. Ma vi ricordate la meraviglia di questo titolo? Vi ricordate perché? È semplice. Oggi donna perché siamo donne moderne che amano vivere nel presente. Oh. Insieme perché c'è bisogno di stringerci in un abbraccio coccoloso. E tra di noi perché noi donne abbiamo bisogno di starcene chiuse in casa davanti alla TV. Ma chi l'ha detto? No. È una roba antica questa. Saluto e ringrazio il mio corpo di ballo, la Pantera Rosa, e saluto, mando milioni di baciotti a tutte le donne presenti qui in diretta al Paladonna in Milano! No. Siete calde? No! Siete grimpassate? Ma non c'è nessuno che risponde! I love you, donne! Sì. Che emozione! Un sacco di sorprese, eh? Oggi ODTDN offre ODTD di che? Sta per donna oggi insieme tra uno di noi, è un acronimo. Possiamo confessare i nostri segreti e chiedere finalmente scusa all'umanità. Sì. Ma di cosa? Ma di cosa? Per questo abbiamo un ospite che nel suo passato ha commesso quintalate di sbagli. Per rispetto alla sua privacy la chiameremo con un nome di fantasia, Sara. No, ma come un nome di fantasia? Nessuno ti ha detto di girarti, tanto meno di sorridere. Donne, sentite qua, Sara ha un torbido passato da confessare. No, non è vero. Pensate che questa donna ha condotto una vita davvero scalmanata, mi verrebbe da dire. È uscita di casa giovanissima. Sì, sportiva. Inizialmente con la nobile scusa di fare un salto per andare a fare la spesa. Beh, sì. Poi però ho fatto un salto in centro. Vabbè. Quattro salti in discoteca, un salto tira l'altro e alla fine le hanno dato la medaglia d'oro per il salto in alto. Cosa c'è di male? Non si confessa. Sa. Anzi, direi che... Confessa, puoi girarti Sara ora, ma non sorridere troppo perché non c'è niente da ridere. Mi dispiace veramente tanto, guarda, non hai idea. E fai bene a dispiacerti, Sara, ti chiedo di girarti di nuovo e spiegare al mondo intero come ti è venuto di uscire conciata così da giovane. No, perché? Con i mutandoni da carcerato. No, tenuta sportiva. Sportiva. È vero, donne, per non parlare dei calzini di spugna, che crede neanche in un film porno tedesco. Ma sono calzini, anni 70 usavano così. È vero, è vero. È vero, alle bancarelle 5 euro. È vero, euro che senti. Però si possono dire queste cose in questo momento, magari ci sono ancora i giovani bambini. Si devono dire, si devono, siamo testata giornalistica, è fondamentale. Il tutto ovviamente senza un filo di trucco, guardatela. Vabbè, e il mascara waterproof li avevano già inventati. No, vabbè, ma è una sportiva. Non venitemi a dire che non possiamo vederla la signora Simeoni perché mi cola tutto perché sudo. Ma non lo mettevo. Sara, io non sono nata sulla luna, eh. Talking to the moon. Ma cosa fa? Ma scusi, signore. Signore. Scusi. Scusi, signore. Dove va? Dove va? Cosa fa? Signore. Ma cosa fai? Questi stacchetti improvvisi. Vabbè. Grazie. Basta. Scusa però. Sara, girati pure. Sì. Chiedi scusa a tutte le donne, scusa a tutto il mondo. Ma no. Sì, chiedo scusa. Chiedere scusa. Contrita per quello che ho fatto, per il brutto esempio che ho dato, soprattutto Sara, ai giovani. Brava Sara, brava, ma quel che è stato, non importa. Da oggi tu sarai trattata come una regina, la regina dei fornelli. È vero. Non lo fa.
Avrei dovuto fare tante cose che fanno le brave mogli, le donne. È vero, puoi farlo adesso cucinando un piatto. È il piatto tipico della tua amata Verona, gli spaghetti allo scoglio. Ma guarda, non mi risulta che a Verona... È vero, a Verona abbiamo una spiaggia bellissima. Ma lei deve dare sempre ragione, così a caso. Non ti allargare però, vedo che il tutto ha gli spaghetti, la pentola. Sì. Cosa c'è là? Cosa c'è là? La vongola? La vongola. No! E arrivaglia! Parlami del Sudamerica. Basta! Io voglio lui sul comodino. Io voglio lui sul comodino. Non è possibile che facciano